Bene, allora benvenuti al webinar di oggi che è dedicato alla valutazione, ma prima diamo un'occhiata a qualche messaggio significativo. Abbiamo in evidenza questo di Anna che parla appunto delle difficoltà nel rapporto con le tecnologie. Noi invece dobbiamo centrarci sul fatto che questa difficoltà di rapporto con le tecnologie, da un lato, è permanente e riguarda tutti, riguarda anche le professionalità più avanzate, perché le tecnologie cambiano in continuazione il nostro modo di lavorare, e questo è il primo dato. Il secondo è che il rapporto con le tecnologie non è quello fondamentale. Il rapporto fondamentale è quello con i contenuti, non con le tecnologie, è quello con le idee. Vi faccio un esempio. Avete presente il cinema muto? Vi parlo di film, storytelling, così perché poi da lunedì incominciamo con questo filone. Quindi avete presente il cinema muto. Da un punto di vista tecnologico, noi possiamo dire che c'è stata un'evoluzione nel cinema. Il cinema è passato dal cinema muto al sonoro e dal bianco e nero a colori. Ma chi potrebbe mai dire oggi che il cinema in bianco e nero è superato? Chi potrebbe mai dire che il cinema muto è superato? 3 o 4 anni fa ha vinto l'Oscar un film muto in bianco e nero. Perché non è superato? Ma perché è una tecnica di narrazione. Quello che è superato, come scrivevo anche qualche capitolo fa nel manuale, sono quelle modalità di lavorare in campo scientifico, per esempio in campo medico. Se io oggi prendessi la nostra appassionata ortu e fossi un medico e la cospargessi di sanguisughe per farla guarire da non so quale febbre, mi prenderebbero, mi porterebbero in manicomio, se non in galera addirittura. Perché? Ma perché in quel caso la medicina ha fatto dei progressi e quindi noi non possiamo utilizzare delle tecniche che erano invece in vigore neanche tanto tempo fa, un paio di secoli fa, 150 anni fa. Ma nel campo della espressione, nel campo della creatività, nel campo delle metodologie didattiche, in fin dei conti non c'è niente di superato. Non c'è un filone da seguire per cui, non lo so, una metodologia didattica ne sostituisce un'altra. Non è così. Non c'è una evoluzione. Citavo anche questo esempio, se voi prendete i vostri ragazzini, li portate sulla spiaggia, passeggiate, disegnate le forme geometriche sulla spiaggia e spiegate il teorema di Pitagora come faceva Pitagora all'epoca disegnando sulla sabbia, voi non state facendo qualcosa che è superato da 2000 anni, che è vecchio di 2000 anni, voi state, anzi, state facendo qualcosa di moderno e di innovativo. Perché? Perché se oggi tutti usano le tecnologie, poniamo, e lavorano a distanza e non si incontrano e non fanno una passeggiata al mare, ecco che riscoprire una vecchia tecnica diventa un'innovazione. Per cui ciò che è nuovo e ciò che è vecchio sta in un rapporto mutevole che cambia. Oggi ciò che è nuovo potrebbe diventare vecchio, quello che è vecchio diventare nuovo. Perché? Perché non esiste un vecchio e nuovo in un approccio di tipo didattico o di tipo narrativo. Quindi, veramente, io voglio dirvi questo, che è un virus istituzionale. Pensare che il nostro viaggio non abbia successo se non svolgiamo dei lavori è sbagliato. È sbagliato perché è il viaggio il bello del nostro percorso, non il lavoro che facciamo. Il lavoro che facciamo è quello che ci dà esperienza. Vi ricordate quando si parlava di Vygotsky, che diceva che bisogna pure avere una base di esperienza per poter prescindere da quell'esperienza stessa. Bene, allora i lavori servono appunto per darci questa esperienza. Ma quello che noi dobbiamo cercare di formare dentro di noi è un approccio che non può essere legato a una tecnologia. Perché se noi rimaniamo vincolati a una tecnologia, quando questa tecnologia non ci sarà più o cambierà, oppure ci sarà ancora, ma tutti smetteranno di utilizzarla e passerà nel dimenticatoio, noi non sapremo più cosa fare. Noi dobbiamo ragionare a un livello più elevato, dobbiamo arrivare all'Olimpo, ma di questo poi ne parleremo. Questo è un altro
messaggi interessanti. Questo parla del perturbante. Dice che è interessante inserire la figura del perturbante all'interno di un qualsiasi contesto di apprendimento per far scaturire all'interno del gruppo la riflessione su ciò che si fa o che si pensa. È molto giusto questo. È giusto perché, diciamo, è un po' anche l'avvocato del diavolo, se volete, il perturbante, quello che vi costringe a vedere le cose da un altro punto di vista, a interrogarvi. Allora dice che nella sua passione per i viaggi, la figura del perturbante è colui che è fortemente attaccato alla sua quotidianità e che manifesta poco interesse a abbandonare i suoi modelli e le vecchie abitudini. Secondo me questo è un esempio perfetto, è proprio il tipo, se la passione del viaggio è interessante proprio questo fatto che il perturbante sia qualcuno che ti trattenga da questo viaggio, ma ti trattiene con, come dire, prospettandoti un godimento alternativo, perché è bello anche stare a casa, diciamo la verità. Non è brutto stare a casa, non è brutto stare alla propria scrivania, lavorare, leggere un libro sul divano. Non è che ci si debba, e credo che lo dica anche lei, non so chi è, in questo caso ho tagliato male, non ho il Sono sempre nome. Ah, sei io. sempre tu? Ah, che sei super citato, sei la soubrette di Helicona, sei. Fantastico. Quindi, cosa stavo dicendo? Che ecco, anche il viaggio può stufare, no? Me ne dai atto? A un certo Sì. punto non hai voglia di tornare. E allora ecco che il perturbante non è qualche cosa, non è un bandito che arriva, un killer che arriva lì. E chiaramente è un antagonista e non ha nessun appeal per portarti dalla sua parte. Non può venire lì e dirti: guarda, ti metto una pistola in mano, vieni a rapinare una banca con me. Non può fare questo, perché non c'è nessun appiglio tra voi e una rapina in banca. Quindi il perturbante è un'altra cosa, è qualcosa che si aggancia a qualcosa che c'è dentro di voi. Se avete notato, per esempio, Cerbero è un furbone. Io lo conosco molto bene, lui interviene, però interviene cercando di agganciarsi a qualche cosa che effettivamente potreste provare. In questo caso, dopo tanti viaggi, potresti provare il desiderio di sederti su una poltrona e lui lì ti colpisce e dice: ma cosa parti a fare? Ricordati quanto è bello leggere un bel romanzo su una poltrona, tranquillo, chiacchierare così con la tua famiglia. Quindi questo, anche questo è interessante. Poi qui dice: ciao Lina, le giucchiavo qua e là, questa è Maria Elena Murineddu. E più lo faccio, più mi accorgo che mi sono imbarcata in qualcosa di più grande delle mie capacità. SOS, almeno una fune lanciatemela. Allora, questo perché ho riportato questo messaggio? Perché dice in qualcosa di più grande delle mie capacità. Ma io vorrei chiedere a Carla Maria Elena Murineddu, c'è? Non c'è? Non c'è? Magari le fischiano le orecchie, quindi arriverà. Non è riuscita a collegarsi. Quindi allora è proprio vero, cioè le sue capacità sono proprio scarse. Io e lei siamo più o meno alla stessa No, linea. scherzo. No, scherzo, scherzo. Oggi ci sono riuscita, lei no. Ah, caspita, e può fare un tentativo, la possiamo aiutare. Sai che deve scaricare l'applicazione Zoom, no? Per connettersi. Io l'ho fatto lo stesso, però mi dà problemi. La volta scorsa è riuscita Carla, forse c'è qualche Adesso provo a problema in linea. contattarla. La Forse volta deve scorsa riscaricare la cosa. Perché io chiederei a Carla, ma voi sapete che io quando parlo di Carla, quando parlo di Anna, eccetera, parlo di figure simboliche, non proprio dei singoli individui. Io chiederei a Carla: ma Carla, ma sei sicura di sapere quali sono le tue capacità? Guardate che è molto complicato sapere quali sono le capacità di qualcuno. Io, per esempio, mi sorprendo tutte le volte quando dei colleghi, magari durante gli scrutini, così dicono: questo ragazzo non ha le capacità. Ma che ne sappiamo noi se ha le capacità o non le capacità? L'abbiamo sollecitato sufficientemente per stabilire che ha le capacità? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto dei test psichiatrici? Abbiamo applicato un'ingegneria pedagogica per capire delle leggi meccaniche, per capire se uno è capace o non è capace? Vi dirò anche di più.
Vi dirò che com'è? Carla in linea su WhatsApp. Pronto, pronto, qui è l'icona, abbiamo Carla in linea da WhatsApp. Carla, buongiorno. Buongiorno Carla, mi senti? Buongiorno Buongiorno. Carla, abbiamo Carla in Allora, no, linea, fantastico. io sono nella dal vivo, però dice che sono l'unica partecipante e non c'è nessuno. Hai sbagliato webinar? Hai sbagliato link? Sei andato a quello della Pigozzi, forse? Non lo so, no, perché io sono andata, la mia collega mi ha detto entra nella stanza dal vivo e io ho cliccato No, lì. nella stanza dal vivo, non devi entrare nella stanza dal vivo in piattaforma. No, 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 no. La tua collega si è travestita da Cerbero e ti ha dato una notizia sbagliata. Dunque, no, no, no. Allora facciamo capire. Allora, guarda, no, ma è molto semplice. Qui c'è scritto tappa attuale, link, devi aprire questo documento, istruzione per accedere ai webinar. L'istruzione per accedere ai webinar è sempre questa, il link è questo qua. Zac. Non devi entrare nella Non è la stanza. stanza dal vivo. Ecco, non devi entrare nella stanza dal vivo, che sarebbe questa, stanza degli incontri dal vivo. Non è lì che lo facciamo. Hai capito, Carla? Pronto? Regia, mi date la linea con Carla? È sparita anche la micca. Chi sta facendo questa regia? Regia, pronto? Pronto Roma? Roma, Sassari, Torino? Chi era? Carla, hai Non lo sento. capito? Carla? Sì, ho capito. Sì, Speranza, sto cercando lei prima adesso. Perfetto, molto bene, bravissima. Contiamo su di te. Appena Carla arriva in studio, la interroghiamo. Bene, abbiamo avuto anche l'ospite Va così. bene, Quindi, ecco che, vedete, c'è proprio questo virus istituzionale che colpisce le persone, ma colpisce tutti, eh? Ma in realtà le mie capacità, guardate che ci sono persone molto capaci, come facevo l'esempio prima anche, che molti in gamba che sbagliano a realizzare dei prodotti, per esempio, o anche dei lavori molto importanti. Ma questo non vuol dire che non siano capaci di farli. E viceversa, ci sono persone che si sentono magari incapaci, che invece con le condizioni giuste potrebbero realizzare dei grandi risultati. E dunque la capacità è qualcosa di molto complicato da valutare. Poi qui c'è Elena che si dice che mi sono iscritta a questo corso anche se sono una spettatrice uditrice che non produce niente, per poca dimestichezza con queste tecnologie. Mi incoraggio a provare, ma schiaccio un tasto e faccio solo pasticci e disastri. Questa è Carla Maria Elena Murineddu, sempre lei. Ah, ecco, sono due messaggi. Vedi, uno è dell'11 giugno e l'altra del 10 giugno. Però vedete che intanto Carla va avanti. Dice che non si sente in grado, non è capace, eccetera, eccetera, però continua. Continua e quindi è positivo questo fatto. Vuol dire che non è vero che ci si sente poi così tanto incapaci. E anche qui, per esempio, Carmela Zucca dice: sono, anzi ero, bella questa correzione, una grande imbranata con il computer. Ho scritto ero perché mai mi sarei immaginata di riuscire a creare un post. Certo, lo so, bisogna imparare, intendevo un poster probabilmente. Anche tu ce la puoi fare, provaci. Mi sono alzata alle 5:30, ho acceso il computer e voilà, e ha realizzato un prodotto. Quindi, vi voglio anche dire questo, che
In questo corso, se notate, voi ricevete poche istruzioni tecniche, molto poche. Le abbiamo veramente ridotte al minimo. Vi abbiamo allegato qualche documento, cioè qualche PDF, qualche breve tutorial, però abbiamo veramente ridotto al minimo l'aiuto tecnico, perché ritorniamo al discorso appunto che facevamo prima. Perché noi, dall'alto dell'Olimpo, al contrario di voi, abbiamo una grandissima fiducia sul fatto che voi riusciate ad arrivare a Delfi. Altrimenti ragionate un secondo. Che cosa ci porterebbe a rischiare il fallimento di un corso? Per quale motivo noi dovremmo fallire? Noi dobbiamo portare a casa un risultato. Perché dobbiamo portare a casa un risultato? Perché questo è il nostro lavoro. Noi abbiamo un lavoro da fare con voi. Quindi avremmo potuto anche scegliere una strada che ci avrebbe potuto dare più garanzie sul risultato, quindi una strada più istituzionale, ma non l'abbiamo scelta e quindi è una sfida anche per noi questa. Ma su che cosa si basa la fiducia sul fatto che otterremo un risultato? Si basa sulla capacità tecnologica che gli dei dell'Olimpo hanno di manovrare questi strumenti? Boh, sì, anche, ma non è il dato fondamentale. La questione fondamentale è che si basa sulla fiducia che noi abbiamo in voi, sul fatto che voi riusciate ad arrivare con le vostre forze, le vostre capacità e il vostro interesse, riusciate ad arrivare a Delfi. È una scommessa. Ma io sono sicuro che la vinceremo questa scommessa. E poi qui, per esempio, dice Anna Paola Pinna: da ragazza mi ero promessa che se non fossi riuscita ad avere una mia famiglia sarei andata in Africa in qualità di missionaria. Il mio hobby è cercare nuove idee, nuovi approcci alla didattica. Ho intrapreso questo viaggio perché ho voglia di imparare nuove modalità, eccetera. Ho trovato molto curioso questo fatto, che il suo hobby è cercare nuove idee. È fantastico. È fantastico, e direi che Anna Paola Pinna, cioè, è presente qua. Pronto Paola, Paola, regia? Regia, mi date Anna? Anna Paola Pinna? Non c'è? Non c'è Anna Paola Pinna? Beh, io direi che Anna Paola Pinna ha un ruolo da giocare nel suo gruppo, perché se è alla caccia di idee, io vorrei che Anna Paola Pinna facesse due cose. Uno, che raccontasse le idee migliori che trova in giro per il mondo e quindi fosse di ispirazione ai suoi compagni, e due, che in qualche modo all'interno del suo gruppo aiutasse i suoi compagni a cercare nuove idee e a condividerle, perché questo è il punto fondamentale. All'interno del gruppo ispirarsi a vicenda. Ed ecco che abbiamo concluso con i messaggi. Avete qualcosa da dire? Ci sono osservazioni, interventi? Vous avez quelque chose à dire? Rien? Yeah. Allora, yeah. Rien. Perfetto. Allora passiamo alla settimana di Mario. Che cos'è la settimana di Mario? La settimana di Mario non è una cosa né positiva né negativa. Non dobbiamo giudicarla. La settimana di Mario è semplicemente il modo con cui Mario giustamente si è approcciato a un corso in e-learning. E quindi lunedì ha perso la lezione, martedì si connette a quella videoregistrata, poi seduto mentre si mangia un gelato fa una cosa, perché questa è la modalità corretta di rapportarsi a un vero corso in e-learning. Vi ricordate che avevamo fatto quella distinzione tra un corso erogato con una serie di lezioni, tutorial e compiti da eseguire che non ha interazione e un corso invece basato sulla tecnica dello storytelling game o anche senza tecnica dello storytelling game ma veramente in e-learning, quindi che rispetta i ritmi di apprendimento e le condizioni di ciascuno. Ecco, questo qui, questo è il modo. Naturalmente ci sono altri esempi, perché Giovanna, per esempio, ha fatto tutto questo in una giornata, aveva una giornata libera, si è messa lì e ha fatto, Elio ci ha messo 3 giorni,
Camilla e così via. Ci sono diversi approcci. Ciò che accomuna questi approcci, che sono diversi, Mario si connette il lunedì, Camilla fa un'altra cosa, eccetera. Sono approcci diversi, ma che cosa c'è di comune? Di comune a questi approcci c'è il fatto che nessuno si sente obbligato e con una spada di Damocle sul collo per completare, affrontare e completare determinate attività. Il corso è lì. Il viaggio va avanti, ovviamente, se si tratta di storytelling game, il viaggio va avanti, ma il corso è lì. Il corso è lì e quindi l'approccio deve essere proprio libero. Allora, vediamo qualche messaggio del genere su questo argomento. La settimana di Mario. Ecco che Marilanda Summonti scrive che la mia settimana è stata diversa da quella di Mario. Sarà per il mio carattere un po' ansioso, per le mie scarse conoscenze tecnologiche, di nuovo ritorna questo elemento. Sarà perché in queste occasioni mi sento un po' alunna, ma tutto questo ha portato ad organizzarmi con tutti gli strumenti adatti al caso e a spulciare dapprima la piattaforma i compiti che venivano assegnati per paura di non riuscire. Ho cercato di non lasciare niente di arretrato relativamente ai compiti che sono in grado di portare a termine. Sono molto contenta di questo viaggio intrapreso e il terrore che mi aveva assalito all'inizio si è, e questo è un, sono i correttori che in realtà sono i correttori a produrre gli errori di ortografia, che mi ha assalito. A questo terrore si è dissolto quasi completamente. Molto giusto questo. Cioè, che rapporto ha avuto Marilanda? Marilanda si è buttata a fare i compiti, cercare di capire, no? Presa dall'ansia di dover fare, eseguire, e poi ha capito che qui invece si trova proprio nella condizione di Mario, cioè può vedere, guardare, provare, cercare di fare, e allo stesso tempo segue il viaggio, quindi il terrore, pensate addirittura il terrore che l'aveva assalita, si è dissolto. E qui invece abbiamo Giuseppa Spanu che dice che inizialmente ha vissuto questa nuova esperienza come troppo impegnativa. È vero, se uno entra in piattaforma adesso trova un sacco di cose, se poi apre il libro, cioè il documento di ciò che abbiamo fatto, in realtà trova tante proposte, quindi sì. Si può disorientare, è molto giusto questo. Però dice, dopo essermi rimessa in gioco con ragionevole motivazione, mi sono sentita come Mario. E quindi ritiene che la personalizzazione, la possibilità di seguire il percorso sia uno degli aspetti più validi del learning plan, proprio la personalizzazione. Quindi anche lei ha capito. Allora c'è qualcosa di interessante che accomuna tutti voi. O quasi tutti, insomma, un buon numero, e cioè che questa sensazione di difficoltà, di addirittura terrore, così, dover fare, arrivare in fondo, non essere all'altezza, eccetera, poco per volta si dissolve. La domanda è: che cosa permette la dissoluzione di questo, diciamo, come lo possiamo chiamare, di questo handicap iniziale? Questa domanda teniamola da parte e vediamo poi se riusciamo a rispondere. Qui qualcuno dice che sono ancora lontana dalla fine, vorrei condividere la bozza del mio lavoro, ho iniziato il compito sugli ambienti che fatica, non avevo nemmeno un'idea di come e che cosa fare, ma evidentemente se il compito è stato fatto, le idee sono venute. Vengono a tutti, tutti alla fine, prima o poi sono inseriti o si inseriscono in questo viaggio. Simona Devino dice: dei tre temi proposti vorrei soffermarmi sul perturbante, figura che rappresenta la coscienza e la responsabilità. E già, perché certe volte la coscienza e la responsabilità ci fanno brutti scherzi, ci perturbano. Quindi possiamo dire che in determinate circostanze ci perturbiamo da noi stessi, cioè non è un elemento esterno che ci perturba, ma siamo noi in grado di perturbarci da soli. Teresa Mazzette scrive: a differenza di Mario, riesco a seguire webinar in diretta, perfetto.
A causa di impegni lavorativi e personali ho però difficoltà a terminare tutti gli esercizi. Quindi è il contrario di Mario. Si sente diversa da Mario. Bene. Forse perché lo sento tranquillo e sereno, mentre io ho sempre un senso del dovere, eccolo qua, il senso del dovere, che mi rende agitata, quindi il perturbante dentro di noi. Se prendo un impegno e non lo mando avanti nei tempi giusti, attenzione, attenzione qui, lo ingrandisco questo perché è veramente curioso. Non lo mando avanti nei tempi giusti. Ma, signore e signori, ragazze e ragazzi qui presenti oggi in questa diretta, avete mai sentito parlare dal 18 maggio a oggi, che sarebbe il 17 giugno, quindi in 2 mesi di attività, avete mai sentito parlare di, tra virgolette, tempi giusti? È mai stato dato un termine a una consegna? È mai stata indicata una data per una fine lavori? Mai, in 2 mesi non è mai stato indicato una volta. Questo compito è stato postato il 17 giugno. Quindi, a 2 mesi di distanza da questo corso, Teresa pensa di essere fuori dei tempi giusti, tra virgolette. Che cosa vuol dire questo? Bah, vuol dire che il perturbante che c'è in voi, il senso, il virus istituzionale è così forte da non farvi vedere che in questi 2 mesi nessuno, dico nessuno, ha mai parlato mai di una benché minima scadenza. Tranne quella dei webinar, ovviamente, perché i webinar iniziano un'ora e poi finiscono questo. Però resta la registrazione anche dei webinar, per cui anche di loro si può dire che ci sia sicuramente una data e un orario di inizio, ma di conclusione no. L'unica conclusione certa che noi abbiamo è che nella notte del 6 luglio tutto avrà fine. Tutto cosa? Il viaggio. Ma tutto resta. Quindi sarà anche lì una fine non fine. Sarà una fine della storia, ma non una fine dell'apprendimento. Sarà una fine del viaggio, ma non una fine dei materiali, delle risorse che voi trovate nella piattaforma. Quindi questo direi che forse potrebbe essere veramente il messaggio del giorno, della settimana, non so come chiamarlo, non sono bravo a fare la televisione, diciamo, il messaggio no? Da prendere in considerazione. Perché? Perché proprio no? I tempi giusti, eccolo qua, c'è questo tarlo che noi abbiamo. Perché c'è questo tarlo? Ma perché il mondo che ci circonda è organizzato in questo modo. Voi pensate, per esempio, a quale influenza, ne parlo proprio nel capitolo, in questo capitolo credo, se non ricordo male, o ne ho parlato da qualche parte, non mi ricordo. Pensate all'influenza malefica, proprio malefica, che hanno i quiz televisivi, il gioco della Magic dei calciatori. Tutte queste trasmissioni, questi giochi, trasmissioni mediatiche sulle giovani generazioni che crescono nella convinzione che tutto sia un punteggio, una risposta, che la cultura sia sapere una cosa, che stare nei tempi, rispondere entro un certo tempo, ai 30 secondi, ai 20 secondi, a 1 minuto per pensare. Ma non è così, non è così. Questo è un freno allo sviluppo dell'umanità, è un ostacolo allo sviluppo dell'umanità, non è da vedere in chiave di progresso, ma è da vedere in chiave di regresso, perché l'umanità non è mai andata avanti secondo delle tempistiche stabilite. Non è che a un certo punto Dio ha chiamato Galileo Galilei e gli ha detto: guarda che devi capire come funziona l'arco celeste, ti do 3 giorni di tempo, alle ore 18 del 24 maggio del 1600 mi devi consegnare. Non funziona così. Oh, nessun demone è apparso ad Aristotele dicendogli che doveva fornire all'umanità le basi
del pensiero scientifico classificatorio, nessuno. Sono loro che si sono presi il tempo necessario per riflettere ed arrivare a dei risultati, un tempo che loro hanno gestito completamente. Ora, noi è vero che nella nostra vita lavorativa il tempo ce lo facciamo gestire, ovviamente, non può essere diversamente, abbiamo degli orari e giustamente vanno seguiti questi orari. Ma dobbiamo prenderci tutta la libertà per riflettere e pensare senza ritenere che ci siano dei tempi che non esistono all'interno dei quali svolgere delle attività che sono chiamate compiti e che e questo termine anche compito sembra proprio che abbia una determinata influenza. Ora, noi abbiamo lasciato volutamente che questo termine venisse utilizzato, compiti, perché normalmente non lo usiamo mai in questi corsi, non si usa mai il termine compito, si usano i termini di proposta, lavoro, cose, termini di questo genere, perché compito ha un significato un po' anche impositivo, però abbiamo lasciato che venisse utilizzato proprio per vedere poi che cosa succedeva nella mentalità, nell'approccio alle proposte che vi abbiamo fornito. Ecco, quindi Teresa Mazzette, diciamo, ci ha proprio centrato una questione veramente importante parlando di questi tempi che in realtà non esistono. Poi c'è Giovanna Maria Simula che dice: non sono sempre riuscita a seguire le lezioni, però ho ascoltato tutto l'indomani e spiega che mi sono ritrovata spesso a riflettere durante le giornate su come procedere per realizzare un compito. Eccolo qua. Mi sono trovata a riflettere su come procedere per realizzare un compito. Guardate che se io vi do un compito tecnico, cioè vi dico prendete questa applicazione, fate queste operazioni, 2, 3, 4, e ottenete questo risultato, non c'è da riflettere. Che cosa c'è da riflettere? Non c'è niente da riflettere. C'è da riflettere su dove vado a pescare l'applicazione. C'è da riflettere se manca qualche informazione importante. Allora c'è da riflettere. Non mi ha detto come si chiama l'applicazione. Cacchio, devo riflettere. Che applicazione sarà? Ma quando io vi dico una procedura, io, qualsiasi insegnante, qualsiasi formatore, vi indica una procedura. Sulla procedura non c'è nulla da riflettere. Dunque, perché Giovanna Maria Simula riflette? Beh, evidentemente perché ha capito che non è la procedura la questione fondamentale. La questione fondamentale è il significato del compito. E quindi dice su cosa scrivere nel forum, ma soprattutto con la curiosità di entrare in piattaforma per vedere cosa fosse successo. Eccolo qua. Allora, questa è la forza di un corso e-learning, cioè è la forza della discussione asincrona. Il fatto che non siamo tutti obbligati a stare in una stanza, alzare la manina e dire adesso che cosa pensiamo, perché possiamo rifletterci, possiamo prendere il nostro tempo e possiamo aprire un forum e scrivere, sapendo che io, Angela, Elita, Monica, Clio, le muse e tutti quanti gli altri leggeranno tutto quello che voi scrivete e i vostri compagni lo leggeranno e la discussione si prolunga nel tempo. Quindi abbiamo una storia della discussione e non qualche cosa come avviene in aula che viene bloccato istantaneamente perché non c'è tempo. Sì, sì, Mario, vai Mario, cos'hai da dire? Sentiamo Mario, perfetto, bene, poi chi vuole dire tu? Va bene, basta ragazzi perché dobbiamo andare avanti. No, 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 non esiste questo. Legittimo ovviamente a scuola fare così, ma non è legittimo in un corso a distanza fare così, perché a distanza abbiamo tutto il tempo per riflettere e discutere ed è la cosa che appunto Giovanna ha capito molto bene e quindi, essendo Giovanna qualcuno che rappresenta voi, voi avete capito bene, infatti partecipate alle discussioni. E qual è la sua conclusione? Anche questa va messa in evidenza perché può essere proprio un altro di quei messaggi da considerare come il messaggio della settimana. Dice: non ho più fretta di portare a termine tutti i compiti. La mia priorità è seguire questo percorso di apprendimento che mi sta portando a riflettere sui processi.
Adesso che sono meno impegnata sul lavoro, mi dedicherò anche a svolgere i compiti con serenità. Perfetto. Diciamo che Giovanna, Maria Simula, ha capito esattamente come stanno le cose. Vi dirò qualcosa di più. Vi dirò che se tra di voi c'è una tale Eleonora, che paradossalmente è molto presa dal viaggio e dalle discussioni che si determinano, e come lavori fa un paio di cosette così per vedere, per provare, ma in realtà dedica molto tempo a partecipare a queste discussioni, a vedere i lavori che fanno gli altri, a commentarli e così via, possiamo dire, arrivati al 6 luglio, che questa Eleonora ha svolto, esattamente come gli altri, il suo percorso, l'ha portato a termine. L'ha portato a termine perché? Perché Eleonora ha adottato una sua modalità di approccio a questo corso, ha dato dei contributi, ne ha presi altri, non avrà fatto grandi cose da un punto di vista tecnico, ma non era suo interesse farlo, e si è trovata con un bagaglio che poi sicuramente potrà applicare in classe o in altre occasioni di questo genere. E dunque ha utilizzato questa esperienza da un altro punto di vista. Perché? Ma perché l'esperienza che con un corso di questo genere è nostra precisa intenzione offrire, riguarda una molteplicità di opportunità e di occasioni all'interno del viaggio stesso. Vi ricordate quando vi dicevo, si arriva in una grande città e dopodiché non si può pensare in 2 giorni di vedere tutto, è impensabile questo. Però siamo in una grande città e le occasioni ovviamente sono tante. Una di queste occasioni riguarda proprio la discussione, la capacità di discutere. Allora vi annuncio già quale sarà il compito principale del capitolo 5, di questo capitolo. Ve ne propongo due, ma uno è più importante. Quello più importante sembra quello più, tra virgolette, cretino. O non so come si possa definire. Allora, il compito più importante è quello nel quale voi dovete stabilire una griglia di valutazione. Attenzione, attenzione, perché vedo già qualcuno che pensa griglia di valutazione, so come si fa, se no, 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 non è niente di quello che voi pensate. Una griglia di valutazione sulla base di un compito che un vostro compagno di corso ha già consegnato. Quindi la griglia di valutazione, preparate questa griglia dopo che il compito viene consegnato e dovete valutare anche il percorso di questa persona, non prima. Anche qui vi parlerò nel capitolo 5, c'è un paragrafo che parla di flipped evaluation, non di flipped, come si chiama, flipped classroom, non la classe capovolta, ma proprio la valutazione capovolta. La valutazione, noi cominciamo a pensare alla valutazione alla fine di un percorso, non all'inizio. Scusate, chi può avere la pretesa di stabilire che cosa vuole valutare quando la persona che deve essere sottoposta a valutazione non ha ancora fatto niente? Ma mi sembra una bella pretesa questa. Mi sembra una pretesa perché? Ma perché io ho di fronte una persona che non conosco, che non so che cosa può fare in quel campo. E quindi che pretesa ho io di stabilire una griglia di valutazione? Io vedrò alla fine del percorso, stabilirò la mia griglia di valutazione in funzione di quello che ha fatto, sapendo che io avrò fatto tutto il possibile per portarlo avanti nel processo di apprendimento. Allora, quello che il capitolo 5 vi propone è esattamente di invertire il modo con il quale voi pensate alla valutazione, invertirlo, non la valutazione prima. Perché guardate, se io stabilisco una griglia di valutazione prima, è chiaro che poi tutta l'attività verrà orientata sulla base di quella griglia di valutazione.
E allora che libertà lascerò ai miei studenti affinché possano provare, sperimentare, prendere strade diverse? E quale sarà l'interazione dei miei allievi fra di loro? Nessuna, perché se io li metto su una strada e gli dico che la strada da percorrere è da qui, da Sassari a Cagliari, e bisogna fare quella strada lì, e valutiamo chi è stato all'interno della media, chi era, noi obblighiamo tutti ad utilizzare determinati strumenti, perché se no non stanno all'interno della media, perché è ovvio che se io devo arrivare in 3 ore, dovrò prendere un motorino, un motore, non posso andarci a piedi, non posso andarci coi pattini. Ma che cosa è importante? Qual è la cosa fondamentale? È stare dentro la media per arrivare a Sassari o fare questa esperienza di viaggio all'interno della quale i miei studenti si possano arricchire? E questo viaggio può essere matematica, può essere scienze, può essere tutto quello che volete. E su questo vi dovete fidare della mia parola. E non so se vi fidate, magari vi fiderete forse alla fine del corso, forse tra qualche anno, quando manterremo magari un'amicizia e avrete avuto modo di conoscermi meglio. Però io vi dico, vi dovete fidare di quello che vi dico adesso, e cioè, se voi lasciate libertà ai vostri studenti, voi avrete dei grandi risultati, molti di più, avrete molti più risultati rispetto a un percorso perfettamente preconfezionato. Non dico che a grandi linee non bisogna confezionare un percorso, è chiaro che è preferibile stare all'interno di una certa velocità partendo da Sassari arrivando a Cagliari, il che significa è corretto imparare a leggere, scrivere, far di conto, risolvere delle equazioni, storia, geografia o dei contenuti, questo è ovvio, ma dobbiamo presentare le cose in un modo per cui il percorso possa realmente essere diverso. L'obiettivo può essere comune, chiaramente, ma il percorso può essere diverso. E affinché il percorso debba essere diverso, noi dobbiamo fare in modo che la valutazione non risulti un vincolo di questo percorso. Perché, guardate, già da quando i bambini hanno, ma smentitemi se dico delle cretinate, già da quando i bambini hanno 3 o 4 anni, sono abituati ad avere delle gratificazioni molto precise e capiscono benissimo che cosa vuol dire un premio o cosa vuol dire un premio, e addirittura anche in termini di punti, perché sanno guardare i videogiochi, sanno guardare quello che succede alla televisione e vedono che nel momento in cui si compie un'azione si ha un risultato. Ecco, noi dobbiamo interrogarci, uno, su che tipo di risultato, dobbiamo interrogarci, uno, su come noi valorizziamo un determinato risultato, sui tempi per raggiungere questo risultato e sul modo con cui noi mettiamo in campo per valutarlo. Allora la proposta del capitolo 5 si riduce a questo. Organizzate delle griglie di valutazione alla fine del percorso, non all'inizio. Provate. Adesso siamo a un punto del nostro viaggio per cui tanti vostri compagni e voi stessi avete realizzato delle cose. Ne prendete una e stabilite una griglia di valutazione. Lo potete fare anche andando a vedere nei forum che cosa quel vostro compagno ha scritto, ha fatto, le difficoltà che ha avuto. Per esempio, se ha scritto che lui non era in grado di conoscere niente, e si è trovato spaesato, che ha abbandonato e poi ha tirato fuori un lavoro di un certo tipo, beh, voi dovete pensare a una valutazione adeguata a questo processo. Ma dopo, se voi stabilite le griglie di valutazione dopo che avete fatto un lavoro, voi saprete anche dove intervenire per spingere avanti questo lavoro, dove sono le lacune, e otterrete un ambiente all'interno della vostra classe di grande discussione, di grande scambio. Il perturbante, ne abbiamo un po' parlato del perturbante, Giuseppina dice: mi fa pensare tanto a quei colleghi che cercano in tutti i modi di ostacolare il tuo lavoro. Prepari un'attività carina, carina,
Hai studiato passo passo la scelta metodologica e didattica più adatta per la tua classe, sei contento, più canali, informazione accessibile a tutti i bambini, ti piace condividere e lavorare in gruppo, esponi le tue intenzioni ai colleghi e il perturbante interviene come al solito per dire no a tutto quello che avevi immaginato. Beh, mi dispiace molto per Giuseppina, non c'è cosa peggiore che possa capitare. E devo dire che per un insegnante, a un insegnante non fa onore bocciare così le idee dei propri colleghi e ostacolarle. Non fa onore perché noi anzi dovremmo essere aperti, dovremmo dire, ma Giuseppina, caspita, hai preparato questa cosa? Ma vediamo, magari posso darti una mano. Si può essere critici, no? Si può dire, guarda, non so se riescono tutti, per esempio, ad arrivare a questo punto, a fare questa cosa mi sembra difficile, questa forse è troppo semplice, non lo so, si può discutere. Ma certo vanno sostenuti i colleghi. Allora io mi chiedo, ma è possibile che esistano degli insegnanti così ottusi? Vabbè, ci sono degli insegnanti ottusi, come ci sono degli idraulici ottusi, degli ingegneri ottusi, dei capi di governo ottusi, certamente il mondo è pieno di persone ottuse. Però un insegnante è anche qualcosa di vitale dentro di sé. E allora la domanda che io mi pongo è perché un insegnante deve ostacolare qualche cosa? Ma semplicemente perché ha paura, secondo me, ritornando ai messaggi di prima, ha paura di non essere all'altezza lui di questo progetto, anche se viene proposto da qualcun altro. Ha la sensazione di non poter competere con le capacità che magari ha Giuseppina nel svolgere certe attività, si difende, è un meccanismo di difesa, non è un attacco a Giuseppina, non ce l'ha con Giuseppina e neanche col suo progetto, ce l'ha con se stesso, ha paura lui di essere messo in gioco. Allora possiamo suggerire a Giuseppina di organizzare le cose in un modo diverso per cercare, se possibile, di coinvolgere i suoi colleghi oppure di smantellare questa preoccupazione che emerge, un po' come stiamo facendo nel nostro ambiente, dove proponiamo appunto dei traguardi abbastanza elevati, e però contemporaneamente cerchiamo di combattere tutte le sensazioni di inferiorità rispetto al traguardo da raggiungere. Ecco, è una questione psicologica. E quindi rassicurerei Giuseppina da questo punto di vista. Però ha ragione, il perturbante è questo, nel suo caso assolutamente. Qui abbiamo un'altra Giuseppina che è spano, dice «Mi sono imbattuta oggi nel perturbante, l'ho identificato con l'immagine ingrandita del mio lavoro di Adobe, il bandito impavido che osserva e attende, l'ho identificato con la mia pigrizia, con la mia stessa paura di non sentirmi all'altezza del corso». Di dire cose non interessanti, eccolo qua. Magari non si scrive in un forum, no? Per paura di non dire cose interessanti, perché magari abbiamo letto un messaggio, abbiamo letto un intervento di qualcuno che ha scritto delle cose particolarmente centrate, interessanti, così noi non ci sentiamo all'altezza di. Ecco, però non sentirsi all'altezza non significa non esserlo. Sono due cose diverse. Sentirsi non significa essere. Sentirsi è la percezione che si ha di sé, ma non l'osservazione di se stesso. Non c'entra con l'osservazione, è una sensazione. E quindi, come si fa a superare questa sensazione? Agendo, attraverso l'azione. Si scrive. Si comincia a scrivere in un forum, con sincerità e onestà, ovviamente, dicendo che cosa si pensa di quell'argomento che ci ha particolarmente interessato. Bisogna iniziare. L'inizio del lavoro è già il lavoro. L'inizio di una strada è già la strada. E questa sensazione, vedrete, che sparirà in breve tempo.
E infine Teresa Mazzette parla di apprendimento significativo, dice che il perturbante ha lo scopo di incentivare l'apprendimento significativo. Brava Teresa, hai toccato proprio una questione importante, fondamentale tra l'altro, di cui, sono onesto, mi sono completamente dimenticato di parlare. Ho fatto solo un accenno e credo che aggiungerò qualcosa alla dispensa su questo. Ho fatto solo un accenno a Ozubel, questo psicopedagogista britannico, che ha elaborato la teoria dell'apprendimento significativo. Ve ne ho parlato, mi sembra, un paio di webinar fa, ma non a sufficienza, l'ho solo buttata lì, ma è proprio vero. Il perturbante che cosa fa? Il perturbante crea proprio un ricordo mentale importante, perché lui fa irruzione. Lui fa irruzione nella vostra attività, proprio lui scompagina quello che voi state facendo. È una figura che parla a caratteri cubitali, colorati, con un'immagine forte, non può non rimanere in memoria. E questo rimanere in memoria, per la legge famosa dell'equivalenza dei concetti, fa sì che si agganci anche le teorie, i contenuti, le tecniche, che sono associate a quello che si stava compiendo in quel momento lì. E quindi resta come esperienza che rende l'apprendimento significativo. Ricordo che l'apprendimento è significativo quando? Quando si aggancia a qualche cosa che noi ricordiamo o che sappiamo. Quindi il perturbante determina questo ricordo. Ma se voi ci pensate bene, è tutto lo storytelling game a determinare questo ricordo. Ve l'ho già detto una volta, vedrete che di questo corso magari vi potrete dimenticare qualche tecnica, ma certamente nessuno di voi dimenticherà mai più il viaggio da Helicon a Delfi. Con tutti questi ricordi che voi avrete, avrete anche gli agganci ai contenuti, alle tecniche, perché questi ricordi se li porteranno con sé. Ed è esattamente l'apprendimento significativo che citava Teresa. Ah, poi a Paola Meloni abbiamo fatto un piccolo regalino perché parlava di Cyrano di Francesco Guccini e abbiamo messo questa canzone all'ingresso di Helicon. E adesso, se non avete niente da dire, se non ci sono interventi, io affrontiamo la questione fatidica. Qual è la questione fatidica? Alberto, sì? Mi senti? Sì. Allora, prima di andare avanti, voglio fare dei complimenti all'onestà dei nostri corsisti. Ah, brava, giusto, ben detto. Bravo. Allora, voglio prendere uno spunto da un messaggio nella chat dove Giussi dice: vi devo lasciare 10 minuti, mi scusate, torno subito, e dico: vai Giussi, ti aspettiamo. Allora, insegniamo ai nostri corsisti che devono essere un po' più furbi, cioè quando seguono qualcosa online possono oscurare la webcam, perché sono onesti in questo caso, vuol dire che ci stanno seguendo, non sono furbi, no? Possono chiudere il microfono, dovrebbero tenerlo chiuso, e si assentano un attimo. Cioè, questo lo insegniamo per i futuri, non nostri, ma se si trovano un domani a seguire qualcosa online. Giusto, Alberto? Giusto, molto giusto. Grazie per l'intervento. Allora, passiamo alla questione fatidica, e cioè la sfida di Aracne. Allora, l'oracolo ha parlato, dice: l'otre è mezzo vuoto o mezzo pieno, dopo tanto moto, olio di Delfi contiene o di atropo un veleno? Che cosa vi conviene? Così l'oracolo ha parlato per essere interpretato, e adesso parte un scusa, bel... Alberto, scusa, ti ha parlato Simona, dice che non sente nulla, ma penso che sia un suo problema, insomma. Ah sì, perché credo che lo sentano tutti. Sì, sì. Allora vi mando un sondaggio e voilà, le sondageur è arrivé. Simona, devi giocare sul tuo computer con, come ho scritto a Carla, devi attivare l'audio del computer per poter ascoltare.
Cioè, quando ti chiedi, approvi l'audio del computer, lo devi fare. Esci ed entra nuovamente, fai questa cosa, Simona. Simona, mi ascolti? Aspetta che scrivo una. Allora rispondete, rispondete. Alla fine del viaggio di questa sfida con Aracne, il mito di Aracne, di cui parliamo immediatamente, Allora, olio di Delfi o veleno di Atropo, che cosa vi siete trovati nell'otre, quello che avete fuori dalla porta di casa? Dopo la sfida lanciata da Aracne nei confronti di Atena. Vi siete trovati olio di Delfi o veleno di Atropo? Siate onesti nel rispondere però, eh. Sì, loro sono onestissimi, devo dire, troppo onesti anche. Vero, perché non sono sgamati, cioè non conoscono il meccanismo dove li porteremo, non cioè a buttarli a Delfi, insomma. Abbiamo il 72% dei votanti. 77, nove, 80, vai. Bene. Siamo all'83% di votanti. Exit poll. Exit poll. Siamo quasi al 90%, quasi, dai, arriviamo al 90. Dai, un piccolo sforzo per arrivare al 90%. Chi manca? Chi non ha votato? Votate, votate, votate. Antonio. 87%. Giuliana, se hai perso la schermata del sondaggio è perché cioè l'hai resa icona, insomma, cerca di cliccare sull'icona che hai di Zoom. Chiudiamo il sondaggio? Chiudiamo? Prova a scorrere anche con le dita, se hai un tablet, magari scorrendo la schermata trovi il sondaggio. Allora Simona, scusa, hai l'applicazione Zoom allora vai su quell'applicazione che si vedrà nella barra giù, la clicchi di nuovo e si aprirà e vedrai sto benedetto sondaggio. Sondaggio. Grazie Elita, siamo a 90%. Chiudiamo? Cosa dite? Oh mamma, mi fai spaventare. Facciamo una lasta. Una, due, non muore nessuno, insomma, o veleno, o olio, insomma, Ma si che no, che chiude. non ti fai nulla. Chiudo il sondaggio? No, chiudilo Alberto, altrimenti vanno in crisi, insomma. Forse è meglio, chiudiamo questo Siamo al sondaggio. 91% però, bravi, bravi. Appunto, già è tanto, insomma, altrimenti mi vanno in crisi e non arrivano Delfi. Sì. Non arrivano a Delfi? No, se tu continui e questi vanno in crisi che non trovano il sondaggio, cioè, ecco. Ci Allora arriveranno, qua ci arriveranno. C'ho delle conoscenze con Zeus. siamo al 93%. Basta, lo chiudo. 5, 4, 3, 2, 1. End poll. E adesso condivido i risultati. Eccolo qua. Allora, il 78% di voi, li vedete i risultati?
Sono apparsi? Sì, però devono spiegarlo, scusami. Io voglio che spieghino perché hanno scelto l'olio di Delphi. Sì, no, però aspetta un attimo. Hanno 78% l'olio di Delphi e poi il 24% che comunque è consistente, è un quarto. Un quarto dei Il veleno presenti di Atropo. pensa La logica del di avere ricerca. il veleno di Atropo. Evidentemente il virus istituzionale è difficile da sgominare. Allora, come dice Elita, qual è la vostra opinione in Logica. merito? C'è qualcuno che può dire qualcosa? Perché dobbiamo proprio parlare del significato della sfida di Aracne. Cioè, qualcuno prenda la parola e spieghi perché ha scelto quello che ha scelto come mutazione. Esatto. No, se non vi teniamo 10 ore qui, insomma, se non parlate su. Per ottimismo. Posso intervenire? Sì, certo. Raffaella, allora io ho risposto loro. Senza Sentite? Uno alla volta. Sì, Raffaella, ti sentiamo, però devono stare buonine le tue compagne, cioè qui, cioè perché altrimenti non capiamo. No, vabbè, io ho risposto l'olio di Delfi, però forse pensandoci è il veleno di Atropo, perché comunque dopo questa sfida io mi sono bloccata, mi sono un po' scoraggiata e mi sono anche persa, appunto, non sapevo cosa prendere. Però adesso, siccome mi sentivo un po' più incoraggiata da quello che ha detto Alberto e non so, più tranquilla, allora ho risposto l'olio di Delfi. Però fondamentalmente questa sfida un Qui la po'. tua risposta è in prospettiva, cioè dopo questo webinar ti sei rincuorato. Ok. E gli altri invece, sentiamo anche gli altri, Alberto. Posso parlare? Sì, certo, Rita. Allora, sì, a me è successo invece il contrario rispetto a Raffaella. Io con la sfida di Aracne ho trovato il coraggio di parlare. Fino a quel momento non ero mai riuscita a farlo, avevo i miei pensieri, ho deciso, l'ho scritto anche il mio messaggio, ho deciso di dare il mio contributo, non penso poi che sia stato utile, però per me sì. Ho ragionato, ho riflettuto sul mio processo di apprendimento e avevo bisogno di esprimere la mia opinione e di vedere se avevo capito qualcosa, se avevo un riscontro. E sono contenta di averlo fatto. Poi magari quello che ho scritto non è stato utile a nessuno, però già il fatto di vincere la mia riservatezza, che mi porta sempre a stare un passo indietro piuttosto che a espormi, adesso sto facendo una grande fatica, lo dico. Ma è fantastico quello che dici, per Fantastico. questo continua, dai. Mi sono detta, fallo. Poi, per esempio, io non ho fatto i compiti ancora, non mi sono dedicata, non ho trovato il tempo e sono un po' una perfettina. Vorrei farlo quando ho il tempo di studiare meglio e provarci di più. Però so che mi servirà, sono contenta di farlo. Oggi è stato difficile anche riuscire a collegarmi, ma ho fatto in modo di concentrare tutte le mie attività per esserci. E già Brava. questa carica per me è positiva. Bene, brava, perfetto. Alberto, il corso di Elicona sta diventando una terapia di gruppo psichiatrica. No, 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 lungi da noi, no, no. No, in senso buono, cioè anche per noi docenti, insomma, cioè è bello quello che si sente, è stupendo. Infatti, quello che loro non sanno è che a Delfi, ad attendere loro a Delfi, non ci sarà nessun tempio, ma il famoso manicomio psichiatrico di Atene che è stato spostato nel frattempo ad Delfi. Ecco perché ho Ma scelto siamo l'olio io. ci siamo fortificate. Ragazzi, Penso proprio forse di non sì. sapete. Ma Allora, bisogna sì. essere folli, cioè per essere visionari, cioè essere avanti, cioè nessuno che ha inventato qualcosa di nuovo era normale, cioè capite? Il genio è una linea sottile fra genialità e follia. Siete d'accordo su questo, insomma? Se non si è folli, non si può essere ispiratori, non si può essere innovatori, cioè si è piatti. Allora, la domanda che io vi pongo adesso è: ma qual è il significato? Beh, avete letto tutti i documenti che sono stati prodotti dai tre gruppi. Allora, nessuno ha seguito le indicazioni sulle battute.
È interessante questo, no? È interessante perché voi da insegnanti. Scusa Alberto, c'è Sì. Riccardo che ti vuole chiedere qualcosa prima di andare avanti. Ah, come no, Riccardo, certo. Riccardo? No, non so se posso intervenire, no? Poi, Certo, assolutamente. allora, praticamente io ho risposto Luglio perché, allora, io ho risposto per quanto riguarda la mia esperienza perché l'olio è una sostanza anche curativa e per me questa impresa è stata difficile. Io non so per quale grazia noi ci hanno dato Sergio, perché è un campione in questo senso e ci ha aiutato, però ognuno di noi ha dato qualcosa e il gruppo di Calliope si è unito in modo molto forte e ognuno ha dato ha fatto la sua parte. La verità, io ho inteso così, poi non so se ho sbagliato o meno, ma io ringrazio tutti quelli del gruppo perché abbiamo lavorato veramente bene. Complimenti. Anche io ho scelto l'olio Mi per un senti? motivo mio personale. Speranza. Posso? Prego, Dici, prego, prego. certo, assolutamente. Posso? Sì, Vai, vai. come no, ma Posso? certo. Allora, io ho scelto l'olio perché personalmente mi sono trovata a fare dei grossi scivoloni e delle piccole rialzate. E quindi dopo una scivolata e una rialzata mi sono trovata sempre qui in questo punto del viaggio. Quindi per me c'è più olio che veleno, Molto però bene, sempre il desiderio di ma l'olio, i senti scusa, scivoloni. ma l'olio c'è perché sei scivolata sull'olio? No, 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 perché sono... No, già. Perché sei riemersa e sei stata a galla come l'olio, E giusto? sono stata in Ti sei ripresa. superficie, ho cercato di vincere in queste cadute, ho cercato sempre di rialzarmi scivolando. Brava. Hai sentito quello che Non dici? so se arriverò comunque alla fine, perché la paura è sempre tanta, però Però, quali spero paure, che... ragazzi? Cioè, E dai. io non sono pratica con queste tecnologie, l'ho scritto tante volte, ma non so se i miei messaggi sono mai arrivati. Sì, no, Sì, ti vedo i tuoi certo. messaggi, non li Sempre, vedo. leggiamo sempre tutto. Leggiamo Ma sempre lei, ma tutto. sta dicendo, La Alberto? paura sempre mi assale. Ragazzi, È Alberto l'ha normale. ribadito, cioè qui non dovete avere paura, qui non No, la siamo. paura di sbagliare, di far pasticcio e di non riuscire a Ma stare bisogna sbagliare, nel... l'errore è fondamentale per capire, come ha detto Alberto, dove intervenire chirurgicamente, dove capire da soli. Per questo c'è un peer-to-peer nella valutazione che Alberto vi spiegherà, insomma, no? Cioè, bisogna, cioè, questo è un ambiente non istituzionale, informale, dove deve venire fuori tutto quello che dite, cioè che pensate, scrivetelo, anche scrivere cavolate, insomma, no? Cioè, ma Chissà quante ne ho scrivere. scritte. No, 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 ragazzi. Questo lo dirà Cerbero quante ne hai scritte. Non è la paura di sbagliare, Vedremo la paura che di... cosa succederà. Volevo farvi Vedi, questa è notare. un'altra Sì. risalita, perché in un altro momento non avrei mai parlato. Brava, brava, molto bene, molto bene. Vedete che stiamo cercando di mettervi a proprio agio, ma non da un punto di vista personale, no? Attraverso un intervento personale, ma proprio creando un ambiente che può intimorire sotto un certo punto di vista, ma sicuramente sotto un altro aspetto invece favorisce proprio il sentirsi a proprio agio. Magari ci si mette un pochino a capirlo, ma poi quando lo si capisce funziona. Da che cosa notiamo che funziona? Per esempio da questo fatto che nessuno ha rispettato l'ordine delle battute, ma neanche, voglio dire, c'era neanche la parvenza di rispettarlo, perché 1174 battute, 3100, 1317, 1230, 2571 e Un'istituzionalità 1164 che governa sono la veramente. paura di dover dire. Sì, perché è positivo questo? Però attenzione, anche lì. Vedete che siamo nel capitolo 5, parliamo della valutazione. Se noi avessimo stabilito che un criterio di valutazione fosse questo, no, la famosa griglia,
Vi abbiamo dato un'indicazione, ascoltate la storia, ogni gruppo concorda, massimo 500 battute, un solo testo, d'accordo? Questa è l'indicazione del lavoro. Ma a fianco a questa indicazione non abbiamo stabilito una griglia di valutazione. Perché? Se noi avessimo stabilito una griglia di valutazione, noi oggi ci troveremmo il veleno di Atropo a dover valutare. Attenzione. Perché? Perché, per esempio, poniamo che la capacità di sintesi e quindi il rispetto delle 500 battute sia all'interno di questa griglia. Noi avremmo avuto due casi. Il primo caso, voi non sapete qual è la griglia di valutazione, ma sapete che esiste e cercate di stare all'interno oppure di non stare all'interno, la valutate, non la valutate, sapete che c'è ma non l'avete, però c'è un'indicazione. Se noi avessimo stabilito che questa indicazione fosse prescrittiva e quindi valutata, noi non avremmo avuto avremmo limitato la vostra ricchezza di espressione e non avremmo avuto diciamo, uno sviluppo così interessante come quello che si è determinato all'interno dei forum, oppure come ha fatto il gruppo di Urania, per esempio, che ha lavorato anche attorno a un documento comune in modalità sincrona. Allora, diciamo che noi avremmo potuto valutare queste 500 battute come un elemento a favore o a sfavore della sfida. Ma solo dopo il compito noi possiamo capire che porre questo obiettivo è stato giusto per farvi riflettere, perché le prossime volte penserete a come organizzare un testo più semplice. Ma non era fondamentale in questo caso e quindi non può essere oggetto di valutazione. È una riflessione che noi facciamo a posteriori, non una riflessione che facciamo prima di consegnare il compito. Capite? Perché se no significa bloccare tutto il vostro sviluppo. Allo stesso modo, ragioniamo sul risultato. Diciamo chiaramente che nessun gruppo ha indicato il risultato, diciamo, come noi avremmo voluto che fosse indicato e che adesso vi spiego. Vuol dire che questo compito è sbagliato? Parlo di Aracne, non Around Me, parlo di Aracne. Se noi avessimo stabilito una griglia di valutazione che indicava nella correttezza dell'interpretazione del messaggio di Aracne un punto a favore, beh, noi avremmo dovuto attenerci a questa griglia. Ma avremmo imbalsamato tutto il processo di lavoro. Invece la griglia la costruiamo dopo, la costruiamo insieme a voi. Andiamo a vedere che cosa c'è di positivo e di negativo in quello che avete fatto. Il rispetto delle battute può essere considerato un elemento da ascrivere a una valutazione positiva o negativa? Secondo me è positiva. Positiva perché ha dato modo a tutti di esprimervi, quindi vedete che abbiamo già ribaltato un'ipotetica griglia. Poi andiamo avanti. Sono state date un sacco di interpretazioni diverse, le trame, le ragnatele, le idee, eccetera. Nessuna di queste interpretazioni è fedele a quello che poi viene spiegato nel capitolo 5. Come le dobbiamo interpretare? Ma io le interpreto positivamente perché? Perché c'è stata questa capacità di spirare gli uni con gli altri e di trovare insieme delle soluzioni. Questo è il valore, non la risposta esatta. Voglio dire, siamo insegnanti di, non so, matematica, abbiamo dato dei problemi, sono stati sbagliati, ma c'è stata un'elaborazione corretta, un'elaborazione metodologica corretta e interessante. Questo è il valore, perché poi la soluzione giusta arriverà. Ma ciò su cui oggi noi possiamo riflettere è su come abbiamo lavorato, che è la cosa più importante rispetto al risultato. Dunque, se io la griglia di valutazione la faccio alla fine di questo lavoro, anzi, per divertimento la farò nei prossimi giorni, così ve la consegno, avrete chiaro un'idea di che cosa vuol dire procedere in questo modo, cioè al contrario. Operando in questo modo,
Noi abbiamo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cristallizzato un processo. Voi adesso sapete come si può arrivare a trovare una soluzione corretta e sicuramente la prossima battaglia sarà vincente. Sarà sicuramente vincente. Se io invece avessi affrontato insegnante di matematica, di geografia, di scienze, di italiano, di quello che volete voi, avessi affrontato la questione nei termini di: vi do una consegna, questa è la griglia di valutazione, giusto o sbagliato, vediamo alla fine cosa è giusto e cosa è sbagliato di quello che avete fatto, lo classifico e questa è la valutazione. Io non sollecito un processo, lo capite questo? Non sollecito un processo, non faccio niente. Da un punto di vista dell'insegnamento, quello che io faccio è zero, è equivalente a zero. Perché io, operando in questo modo, metto nella condizione chi sa già fare questo lavoro di farlo e gli altri si attaccano. E quindi è una didattica discriminante se io l'applico, applico solo questo metodo. Consideriamo quello che vi ho detto prima, cioè di estrapolare una metodologia e applicarla sistematicamente. Se io facessi sistematicamente così, opererei in modo sbagliato. Lo posso fare ogni tanto posso lanciare una sfida. Quando? Beh, per esempio, la prossima sfida analoga di questo genere, ammesso che ci sia all'interno di Edicona, potrebbe basarsi invece su una valutazione più stretta. Perché? Ma perché voi avete in mano un processo e quindi non mi interessa più lavorare sul processo, mi interessa lavorare sul risultato. Questa volta vi dico, ragazzi, dobbiamo capire la volta celeste. Siamo a Galileo, dobbiamo capire la volta celeste. Non, perché il metodo l'abbiamo trovato, l'abbiamo scritto, il mio metodo, ciò che aveva scritto Galileo, il metodo ce l'abbiamo. Adesso dobbiamo trovare il risultato. È questo gioco fra la capacità, la sensibilità che l'insegnante ha di vedere le cose, di valutarle, di capire se è il momento di consolidare un processo, di osservarlo o se è il momento di puntare sul risultato. Cioè, è questa capacità che dà la forza all'insegnante e questa forza si trasmette ai suoi studenti. Quindi, il risultato di questa operazione è che noi abbiamo l'otre mezzo pieno di oliva. Di olio di oliva, di ottimo extravergine di oliva di Delfi, dove c'è una distesa di migliaia di olivi fantastici. Abbiamo questo, non abbiamo il veleno di Atropo, non abbiamo tutto l'otre pieno, bisogna essere onesti. Non abbiamo tutto l'otre pieno perché non abbiamo anche tutti i risultati. Per esempio, abbiamo dei risultati in Around Me, c'è un gruppo che ha sbagliato completamente, pensava che Around Me fosse un'applicazione, no? È interessantissimo questo perché fa riflettere anche a noi, fa riflettere a tutti, cioè vuol dire che forse non era chiaro, anche se avevamo messo in prima pagina l'esercizio di Around Me, qualcuno aveva anche cominciato a svolgerlo, forse non così tante persone all'interno di Edicona hanno provato a fare l'esercizio con Adobe Scan su Around Me e qui e non tutti i gruppi nello stesso modo. Per esempio, Calliope ha lavorato su questo, magari un altro gruppo no. Quindi questo è ciò che il formatore, l'insegnante deve capire. Non abbiamo avuto una sufficiente esperienza su Around Me e questa esperienza insufficiente ha tratto in inganno un gruppo. L'errore non è suo. Non è del gruppo, attenzione, l'errore dell'insegnante. È l'insegnante, sono gli dei dell'Olimpo che hanno sbagliato a dare in questo momento un lavoro, ad agganciare alla sfida di Aracne questo compito perché? Perché non c'era un'esperienza sufficientemente diffusa e articolata da permettere a tutti di stare dentro questo lavoro. Ma se noi avessimo avuto una griglia iniziale, signori, la griglia iniziale non mette in discussione l'insegnante, mette in discussione lo studente. La griglia iniziale di valutazione parte dal presupposto che quello che fa l'insegnante è corretto. E invece la fisica quantistica ci insegna che l'osservatore sbaglia, anzi che il risultato dipende dal punto di osservazione, tra l'altro. Cioè, i massimi livelli della scienza oggi, senza scomodare la psicologia, ci spiegano che l'osservatore è parte integrante del problema. È
è parte integrante del problema. L'insegnante è parte integrante del risultato e del lavoro dei suoi studenti. E quindi deve esserci una valutazione dell'insegnante su se stesso, cioè sul suo lavoro. Non fatta da altri, perché altri cosa vuoi che capiscano? Cosa volete che, se noi chiamiamo tre esperti che valutino quello che stiamo facendo, dicono, cosa volete che ne sappiano? Non può essere una valutazione esterna, ma deve essere una valutazione prima di tutto interna, etica, dell'insegnante stesso e poi insieme ai suoi colleghi, ovviamente, come stiamo facendo noi. Around me è un errore dell'insegnante, perché è un gruppo accannato così tanto che significa che non c'era un'esperienza sufficiente per tenere il gruppo dentro questo lavoro. Perché si può sbagliare a dare indicazione su come utilizzare around me, no? Possono esserci magari, ma si è dentro un lavoro corretto. E invece no. Dunque abbiamo un otre che è pieno di olio a metà, non è completo, ma è un buon risultato. Come avete evidenziato anche nei vostri messaggi, c'è un processo che va avanti. Giorno dopo giorno questo processo va avanti. Ma è un processo lungo. Lungo perché abbiamo a che fare con dei virus istituzionali. Che cosa sono i virus istituzionali? Ma sono delle forme inesistenti, ma veramente inesistenti nella sostanza, dei fantasmi, diciamo così, che ci dicono come noi dobbiamo operare senza che nessuno ci obblighi a operare in un certo modo, ma per abitudine, ma perché c'è un linguaggio, c'è una burocrazia, c'è un vocabolario, c'è un modo che va avanti nel tempo e tutti siamo dentro questa macchina che ci impedisce di vedere come stanno le cose realmente. E questo virus è difficile da scardinare. Voi pensate che abbiamo iniziato il 18 maggio, cioè siamo al 17 giugno, quindi sono passati 2 mesi e stiamo cominciando a capire adesso qual è la posta in gioco del lavoro che stiamo facendo. La posta in gioco del lavoro che stiamo facendo. Alla fine poi sarà chiaro, ma non ci vanno meno di 3 mesi di lavoro. L'ideale sono 6 mesi di lavoro di questo genere, fatto con più calma, eccetera. No? Noi l'abbiamo dovuto concentrare, però arriveremo e i risultati ci sono già. Ma adesso la questione fondamentale è Aracne. Che cosa significa questo mito? Anzi, non voglio dire che cosa significa il mito, perché la domanda era che cosa significa il mito per il corso, quindi non in assoluto. Voi sapete che la mitologia è sempre interpretabile, come tutte le opere d'arte sono interpretabili proprio perché parlano un linguaggio universale, quindi sono accettabili diversi punti di vista. Ma quello, il punto di vista più favorevole a quello che stiamo facendo, qual è? Beh, è questo. Aracne non può sfidare Atena. Non perché c'è una gerarchia, perché Atena è la dea e Aracne è una povera umana. Non è per questo. Atena non condanna Aracne perché ha osato sfidarla. Non è questo il problema. Quante volte gli dèi si sono sfidati l'un con l'altro nell'Olimpo? È il loro pane comune quello di sfidarsi a vicenda. Non è questa la questione. La questione è un'altra. La questione è che Aracne era, e questo in tanti l'avete anche detto anche nei forum, era superba. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Aracne pensava di riuscire a fare quello che non era in grado di fare. Voi dite, ma come non era in grado di fare? Le due tele sono uguali, Ovidio è chiaro nelle Metamorfosi. Ovidio dice, le due tele hanno una bellezza straordinaria. Sì, ma Aracne usa il suo lavoro per sminuire quello degli dèi. Ah, che cos'è una Aracne? In che cosa la trasforma Atena? La trasforma in un ragno che tesse.
Il ragno fa delle belle tele, fa delle ottime tele. Le tele dei ragni, sapete, sono state studiate scientificamente, contengono delle formule matematiche, sono degli equilibri incredibili, sono interessantissimi, sono tecnicamente fantastiche. Ma un conto è la tela prodotta da un tecnico e un conto è la tela prodotta da un dio. All'apparenza possono essere anche uguali, ma l'una è il prodotto di un tecnico, di un ingegnere, di un artigiano, l'altro è il prodotto di un dio, cioè è il prodotto di un artista, è un'opera d'arte. È questa la differenza. E ciò che si pone dentro questo corso è esattamente questo. Che cosa vuoi tu essere? Vuoi essere un tecnico? Un tecnico delle metodologie, un tecnico delle applicazioni dell'informatica, un tecnico del come, vuoi essere un comista, uno che ha la risposta a ogni come, o vuoi essere un dio? O vuoi tirare fuori il dio che c'è in te, il demone che esiste dentro di te e che può farti raggiungere vette artistiche o che tendono verso l'arte? E che in ogni caso sono fondate sulla tua creatività. Questa è la questione. Aracne non doveva sfidare Atene, doveva sfidare se stessa, perché il Dio è dentro di sé. Per questo è stata punita. Per questo Atena dice: io ti condanno a fare quello che tu sai già fare e che farai nel migliore dei modi possibili, perché in natura non c'è animale che tesse una tela migliore del ragno e tu sarai darai origine alla stirpe dei ragni, cioè dei grandi tecnici. Con tutto il rispetto dei tecnici, però non sono degli dèi. Non tendono a elevarsi a Dio. Devono elevarsi invece, devono tirare fuori il Dio che c'è dentro di loro. Questo è il significato e la lezione del mito. Ed è quello che vogliamo insegnarvi. La sfida non è mai nei confronti di un altro, è nei confronti di un altro quando c'è un gioco sportivo, un gioco, d'accordo? Un gruppo contro l'altro, una persona, una squadra, va bene. Ma quando parliamo invece di creatività, di idee, quando parliamo di scoprire cose nuove, quando parliamo di trovare un'ispirazione, quando parliamo di osservare un processo, la sfida non è contro altri, la sfida è dentro di noi. È nel cercare di tirare fuori il demone che c'è dentro di noi, demone o Dio che c'è dentro di noi, è puntare a diventare come un artista, considerare le cose dal puro punto di vista della creatività. Aracne la punisce per questo motivo, perché arrivare ad Atena non significa sconfiggere Atena, significa trovare l'Atena che c'è dentro di te. Trovate l'Atena che c'è dentro di voi, trovate la Calliope che c'è dentro di voi, cioè la musa della scrittura, trovate l'Erato che c'è dentro di voi, trovate l'Urania che c'è dentro di voi, trovate il Clio che c'è dentro di voi, cioè trovate l'aspetto divino che c'è in ogni persona, perché ogni persona ha dei talenti. Il problema è che non sa di averli o non sa di poterli coltivare. Questo significa che tutti diventeremo artisti? Ma no, magari. Ma non è così. Non è così, chiaramente. Ma ciò non vuol dire che, a mio parere, non sia un dovere imperativo dell'essere umano, di qualsiasi essere umano, di tendere verso l'arte, di tendere verso il sublime, di tendere verso il meglio, ma non da un punto di vista tecnico. E allora vedete che di tutti questi software, applicazioni, eccetera. Ma non ce ne può fregare di meno. Ma che cosa ci interessa? Ma ci interessa perché sono degli strumenti che ci consentono di esprimere qualche cosa, ma non è questo l'obiettivo. E l'obiettivo non è neanche imparare come si fa a valutare, che è uno dei temi di questo corso, o come si fanno ad applicare delle metodologie per lavorare a distanza. Ma quali metodologie? Ma chi ha la pretesa di poter insegnare queste cose? Perché esistono delle metodologie per... Sì, esistono tanti modi per fare tante cose,
Ma alla fine la ricetta è Atena che la tira fuori, non Aracne. Aracne prende, leggi i manuali, leggi i libri, mette insieme e dice: si fa così. E l'ho fatto bene. L'ha fatto bene? Certo, l'ha fatto bene. I suoi studenti saranno contenti? Certo, saranno contenti. L'ha fatto bene, ma non ha fatto qualche cosa di sublime. E i suoi studenti saranno contenti, ma non saranno felici e non saranno ispirati. Avranno ottenuto dei buoni risultati? Certo. Avranno dei buoni diplomi? Sicuramente. Avranno dei buoni lavori? Altrettanto vero. Ma non avranno ottenuto niente di elevato, di sublime, di realmente creativo, e non gli sarà stato insegnato che si può tendere a queste mete. E che tutti gli obiettivi sono alla portata di chiunque. Tutti gli obiettivi sono alla portata di chiunque. Inizio il capitolo quinto con una frase di Célestine Freinet. Célestine Freinet diceva: il bambino scrive per essere letto. Per essere letto, il bambino non scrive per fare un compito, ma anche l'adulto. Ma chi di voi ha la passione della cucina? Ci sarà qualcuno, devo andare a vedere nel sondaggio chi ha la passione della cucina. Ma chi di voi ha la passione della cucina? Mi spieghi. Opera forse in questo modo? Va a fare la spesa la mattina, la sua giornata libera, organizza tutto, cucina tutta la giornata, arrivano le 8 di sera, ha preparato tutto e poi si ritrova a casa da sola. Mangia qualche cosa e butta via tutto. O invita qualcuno a cena. E magari questo qualcuno esprime dei commenti sulla sua cucina. E magari questa persona che ha la passione della cucina si sente gratificata di questi commenti. Si cucina per qualcun altro. Si scrive per qualcun altro. Si costruisce qualcosa per qualcun altro. Dire che le cose si fanno per se stessi è una stronzata. Ma proprio mega galattica. La sfida è con se stessi, ma le cose si fanno per gli altri, si fanno perché c'è un riconoscimento, si fanno perché si fa una prova per vedere se funziona, perché siamo animali sociali, non siamo degli eremiti su una montagna, nessuno lavora per se stesso, si lavora per gli altri ed è questo aspetto sociale che è quello sul quale noi dobbiamo puntare da un punto di vista di umanità che progredisce, ma dobbiamo puntare da un punto di vista di insegnanti con i nostri studenti. Il bambino scrive per essere letto, diceva Freinet, non per essere valutato. Poi ci sarà anche la valutazione, fa parte del nostro lavoro, perfetto, ma non è la parte più importante del nostro lavoro. Se noi avessimo in classe Aracne e Atena, cosa dovremmo fare? Li valutiamo allo stesso modo perché hanno prodotto la stessa cosa. Ma l'uno è il frutto di una pura e semplice applicazione che andrà avanti così nella vita. L'altra è il frutto di un intuito geniale, è il frutto di un sublime che si apre ai nostri occhi. No, noi dobbiamo prendere Atena e fare in modo che tutte le aracne che abbiamo in classe tirino fuori l'Atena che è in loro. E per farlo dobbiamo far notare le caratteristiche del lavoro di Atena, come far provare, sperimentare, andare, combattere i virus istituzionali, ma questo è il nostro compito. Sviluppare la passione di ciascuno, appoggiarci sui talenti di ciascuno, renderà automatica la valutazione, non sarà più un problema, chiaramente, ma soprattutto ci spalanca le porte. Ci spalanca le porte per avere le porte alla creatività, le porte a una produzione che è dove c'è dentro qualche cosa di noi. E quando c'è dentro qualche cosa di noi? Quando c'è lo stile. Questo lo possiamo raggiungere tutti, cioè il marchio, il punzone, il simbolo che dice: questa è opera di Carlotta Spanu, questa è opera di Riccardo Morittu. Adesso metto insieme nomi e cognomi. È suo, è inconfondibile, è il suo stile.
Stile non è ancora arte, ma è la strada che ci porta. Poi mica diventeremo tutti dei Picasso, dei Galilei o non lo so. È chiaro questo. Ma tutti possiamo identificare il nostro stile. Ma allora che cos'è lo stile? È qualcosa di formale che si impara? Prendo un manuale, leggo manuale di stile, manuale di design. Lo stile è il design, è la forma, è il modo con cui faccio le cose. Beh, vi dico una cosa, lo stile c'è se voi siete nell'oggetto che producete. Se in quell'oggetto ci siete voi, quell'oggetto è il vostro marchio. Se l'oggetto che voi producete è la replica di qualcosa che avete imparato a fare su un manuale, non c'è lo stile. Sarà anche perfetto, funzionerà anche bene, ma è un prodotto tecnico. È puramente e solamente un prodotto tecnico, che serve perché il mondo funziona sulla tecnica, le case vanno costruite. Quindi è giusto che ci sia, ma non c'è lo stile. Non ci siete voi dentro il prodotto, c'è qualcosa che avete imparato a. Per questo Socrate diceva: io non ho niente da insegnare. Per questo a Elicona diciamo: non abbiamo niente da insegnarvi. Non c'è niente da insegnare. C'è da scoprire qualche cosa che è dentro di voi e che vi consentirà di diventare insegnanti migliori. Migliori di quelli migliori che già siete, perché siete già degli ottimi insegnanti. Ma diventare insegnanti migliori o cambiare il mondo intorno a noi sono due affermazioni che devono guidarci nella nostra vita. Mettere nella condizione i nostri ragazzi di diventare persone migliori, non perché imparano un decalogo della cittadinanza, ma perché imparano a trovare quel rapporto con se stessi che consente di mettere il loro, di mettere se stessi dentro il loro lavoro e quindi di riconoscerlo come un marchio. Lo stile. Nel capitolo 5, chiudo qui, poi lasciamo aperta la discussione, poi concludiamo il webinar, ma nel capitolo 5, in questo capitolo che leggerete, credo con interesse, riporto un esempio molto interessante di un designer, un grande designer, che si chiama Jonathan Ive, che ha lavorato in Apple, adesso fa altre cose. E che spiegava questo, mi aveva colpito, era un filmato di 6 anni fa, 7 anni fa, del 2013. Questa compagnia di computer aveva prodotto un computer portatile e avevano realizzato un filmato pubblicitario. Questo filmato pubblicitario non faceva vedere le cose straordinarie che si potevano fare con questo computer. Cioè, è come se, non so, se voi andaste a comprare un frullatore o un'automobile e non vi dicono che questa automobile va su strada, fa i 200 all'ora, fa delle cose incredibili, eccetera, o con questo frullatore potete fare, buttate dentro le cose, paf, vengono fuori delle lasagne come la lampada di Aladino. Non vi dicono questo. Ma questa pubblicità mostrava il computer all'interno, lo apriva e faceva vedere la ventola di raffreddamento. Ora, io sfido qualcuno di voi a sapere che in un computer ci sono le ventole di raffreddamento. Ventole di raffreddamento. E mostrava come avevano invertito le pale di questa ventola di raffreddamento attraverso studi incredibili, semplicemente con lo scopo di abbassare il rumore che faceva questo computer portatile. Parlavano di questo, cioè io avrei dovuto comprare un computer portatile perché le ventole di raffreddamento erano state riprogettate. Voi avreste dovuto comprare un frullatore perché il pulsante di accensione era stato ricollocato, perché un'automobile, perché il modo con cui si apre la portiera era incredibile. Cioè è un'assurdità, è qualcosa che va contro tutti i principi del marketing, tutti, dal primo all'ultimo. Eppure questo filmato aveva una forza straordinaria, perché parlavano Jonathan Ive e i designer che hanno lavorato a questo e spiegavano quanto tempo ci avevano messo, dei mesi, a lavorare su questo problema. Allora che cosa veniva fuori? Beh, veniva fuori il fatto che un team di persone aveva lavorato con una tale passione, e non era Aracne, erano Atena.
erano dei dell'Olimpo che lavoravano per migliorare una cosa in un dettaglio infinitesimale che abbassava i decibel del rumore nelle cose e che e indicava la grande passione, la creatività, l'interesse, la gioia con cui queste persone si sono messe a progettare questo oggetto. Ed è ovvio che io allora sono affascinato e sono disponibile ad acquistarlo, perché l'equazione che faccio è molto semplice. Se queste persone mettono così tanta passione in un dettaglio così particolare e tutto questo viene fuori, io non posso non affidarmi a loro. Ripeto, non posso non affidarmi a loro. E non mi interessa più sapere quali sono le applicazioni che girano, a quale velocità e con quale cosa, perché ho dietro, io sono nell'Olimpo, voglio stare nell'Olimpo con loro. Con loro. Io sto con l'ingegner Ferrari, io sto con chi progetta oggi le cose più belle e migliori con la passione e l'interesse per farlo. E poi in subordine vende anche dei prodotti, perfetto. Questo è Atena. E il resto è Aracne. E Atena tutta la vita, pur riconoscendo il grande valore e l'importanza che ha Aracne, perché, ripeto, una casa dovrà pure essere edificata. Però quello che io mi chiedo è che se tu svolgi a lungo il ruolo di Aracne, poi alla fine tu costruisci un ponte e il ponte cade. Perché alla fine, se tu rimani nella tua visione di tecnico e basta, e il tuo scopo è solo costruire un ponte, poi è facile che tu sia preda della corruzione, che tu pensi a risparmiare sul cemento, che tu, perché tu hai una mentalità che è solo orientata a mettere insieme quattro pietre per far passare sopra delle auto e poi il ponte cadrà. Ma se tu lavori come Atena, no, perché tu sei sempre proiettato in avanti, sei sempre proiettato a fare la cosa migliore possibile oggi, nel migliore modo possibile, e quindi stai facendo un'opera di design e non un'opera di metodologia. E quindi noi dobbiamo parlare di design della didattica e non di metodologie, di griglie, di sistemi, di burocrazia da applicare. Ma qual è il design che noi abbiamo in mente? Qual è l'idea alla quale noi che ci ispira. Questo è Aracne e Atena. Aracne in alto, Atena in basso. Questa è la questione fondamentale. Ma è logico che non siate arrivati, se non in parte, a capire, no? Per pezzi, per pezzetti, a capire questa cosa perché? Perché, ripeto, noi insegnanti abbiamo un grosso problema. Il grosso problema è questo virus istituzionale che sembra che ci sia Damocle con la sua spada sulla testa, ma ci voltiamo, non c'è nessuno, che ci obblighi a fare le cose in un certo modo. Più viviamo in una società mediatica che sembra proprio rispondere a questo concetto, cioè bisogna lavorare così, bisogna fare le cose in questo modo. In questo filmato del 2013, il collega di Jonathan Ive dice una frase incredibile, dice: noi avremmo potuto prendere il computer precedente e migliorarlo. Invece che cosa abbiamo fatto? Abbiamo buttato via il computer precedente e siamo ripartiti da zero. Perché, aggiunge, solo se riparti da zero, riparti da capo, puoi pensare di cambiare tutto veramente. E noi cosa stiamo facendo qua? Noi siamo ripartiti da zero. Vi abbiamo invitato a ripartire da zero. Vi abbiamo invitato a entrare nel mondo di Atena con un ambiente radicalmente diverso rispetto alla molteplicità, pur valida, interessante e sicuramente riuscita, di tutti i corsi che avete svolto fino adesso. Ripartiamo da zero, riprogettiamo da zero. E questo ambiente, quando l'avremo usato, lo butteremo via. Perché anche per noi è una sfida, è la prima volta che l'ambientiamo ad Elicona, nessuno sapeva come sarebbe andata a finire, non lo sappiamo ancora adesso, perché si chiuderà tutto il 6 luglio, quindi la sfida continua per tutti, ma ripartendo ogni volta da zero,
siamo certi di riprogrammare qualche cosa di straordinario o che tende a essere tale, con gli errori ovviamente che poi ci sono, no? Come quello che abbiamo appena visto, per esempio sull'esercizio di Around Me, ma sono riflessioni che tendono al sublime, non riflessioni che tendono alla meccanica riproposizione di un oggetto seriale, riprodotto in serie uno dopo l'altro. Non siamo dei tayloristi del lavoro, gli insegnanti non sono dei comisti e dei tayloristi di una catena di produzione didattica, sono dei creativi, il nostro lavoro è arte. Ed è più vicino a te ad Atena di quanto vogliono invece spingerci incessantemente verso Aracne. Le istituzioni ci spingono continuamente verso Aracne, ma noi invece lottiamo e combattiamo per elevarci verso Atena. Questa, cari amici e amiche, è la lezione che vi volevamo trasmettere nel capitolo 5. E quindi l'esercizio, diciamo, più importante di tutti che vi proponiamo è questo. Dov'è? Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori di belle Ah, tratte, ecco. io più non vi sopporto. Questo. Infilerò la penna Questo ben dentro il vostro qua. Questo orgoglio, che si perché muove. con questa spada vi uccido quando voglio. Nel frattempo è partito. Ok, è questo. Buenos, questo è quanto nella sostanza. Poi il capitolo ve lo leggete. Vi insegniamo due o tre trucchi interessanti per avere un controllo dell'apprendimento a distanza che è incredibile, per esempio attraverso questa applicazione Book Widget. Ma poi su questo magari facciamo, su questi aspetti tecnici facciamo dei webinar poi collaterali. Adesso la cosa importante era capire questa filosofia. Più che comprendere esattamente quali sono, vedete, i modi, qui vi insegniamo delle cose, ma poi voglio dire, siccome siete intelligenti, vi basta leggere il capitolo per capire quali sono le tecniche di valutazione che vi suggeriamo. Mentre invece era più necessario affrontare questo tema. E lì, se avete voglia di dire qualcosa, poi chiudiamo il nostro webinar. Parole. Tra l'altro, la mia mail personale è proprio aracne@mac.com, proprio per ricordarmi che non sono Aracne e non voglio essere Aracne. Però è scritta con la K e l'H perché il nome Aracne tradizionale era già preso, ma ce l'ho da 20 anni, da 30 anni questa mail. Boh, vi ho stesi, nessuno dice niente. Maurizio direbbe qualcosa, anche Riccardo. Sì, dite, intervenite Vai, tranquillamente. vai Riccardo. Vado? Vai, vai. No, vadi, come dice ho Fantozzi. pensato a quello che ha detto, ma anche perché io ho un po' mi vale, se mi sentite? Sì. Ok. Ci diamo del tu però qua. Praticamente io ho messo proprio il post, sì, su quello che abbiamo detto, no? Se mi sentite? Sì, sentiamo bene, sentiamo bene. Praticamente io avevo scritto proprio questa cosa, se voglio essere Aracne o Atena, Mi quindi mi ha ricordo, fatto molto sì. riflettere quello che hai detto. Ed è bello anche questo di sentirsi persone nuove. Però volevo aggiungere che questo non lo dobbiamo fare solo ogni tanto, ma forse dobbiamo farlo ogni giorno, no? Come anche grandi santi dicevano, oggi finita la giornata, chiedersi oggi potevo fare di più. E questo di più vuol dire che dentro di noi c'è sempre qualcosa che noi possiamo dare, perciò questo possiamo farlo sempre, possiamo migliorarci sempre di più. E questo corso mi sta insegnando questo. Quindi volevo ringraziarvi. Fantastico, no, noi ringraziamo voi perché è una miniera di riflessioni.
Tra l'altro avete visto che questo corso non è programmato, è programmato diciamo a grandi linee così, no? Alcune date eccetera, ma per esempio il manuale, le cose che dobbiamo fare vengono stabilite di volta in volta, ogni settimana si lavora sulla settimana successiva e quindi voi vi trovate un testo che è un testo, per quello non possiamo darvelo fin dall'inizio, perché non è una cosa precostituita. E quindi le vostre riflessioni sono di fondamentale importanza per capire, per esempio sullo storytelling non ho ancora scritto niente, è tutto da scrivere al sesto capitolo, completamente. Sto cercando di capire come affrontarlo anche in base a quello che viene detto, al percorso, eccetera. E non ho ancora l'ispirazione, spero che arrivi in fretta perché lunedì è qua, quindi... Non ho ancora scritto una riga. Beh, l'ispirazione ti verrà dai corsisti. Sì, esatto, no, è questo che volevo dire. In piedi, non c'è la funzione degli errori, l'errore è per quello che non è in piedi, che è costruito, che è a voi, non è così. Mi trappano. Alberto, mi hai sentito? Sì, ti ho sentito un po' a tratti, ho capito quello che volevi dire. No, volevo dire che è un manuale in fieri, è costruito insieme ai corsisti. Sì, esatto. Le osservazioni, se vedono delle cose, si modifica man mano, insomma è costruito in fieri, no? Volevo dire una cosa, la posso dire? Certo. Allora, io intanto devo ringraziarvi perché finalmente è un corso che non è istituzionale. Sono stata veramente contenta di scoprire questo corso che secondo me è proprio veramente artistico e mi ha fatto riflettere molto. Tanto che mio marito, anche lui è un docente, un insegnante, sta seguendo un altro corso, ogni tanto viene a controllare, a vedere, vorrebbe fare questo corso perché il suo è totalmente diverso, è proprio noioso. E niente, sono convinta che, come hai detto tu, rimarrà veramente nei nostri ricordi questo. Io sono veramente contenta ogni giorno di, veramente mi scopro delle cose nuove, anche io veramente... mi provo, sperimento nuove cose e sono contenta, insomma, veramente, sì, di questo. Beh, ci fa molto piacere questo, penso che faccia piacere a tutti. Sì. Io volevo dire che sono contenta perché non mi sentivo all'altezza all'inizio di questo corso, ho detto troppo difficile per me. Invece, come organizzato, il fatto che non c'è una scadenza fissa, mi sento più libera, ecco, anche di incastrare i miei impegni, non lo vedo come con l'ansia, devi fare il compito, ma proprio come un'opportunità che mi si offre e che devo cogliere, ecco. E questo è un bello aspetto dal punto di vista psicologico, che appunto siamo sempre presi dal fatto dell'ansia della consegna, che sì, una cosa bisogna farla per forza. E questo è il primo corso che vedo in questo modo, ecco, mi piace molto per quello. Bene, grazie per questo intervento. Comunque vi devo dire che da lunedì... le cose si fanno più complicate. Quindi attenzione. Sotto tutti i punti di vista. Webinar è lunedì. Sì, lunedì. Il prossimo è lunedì. Mi sembra di sì, no? L'abbiamo messo lunedì allora, in calendario, sì. E quello di venerdì mattina?
E quello di venerdì mattina lo mettiamo in calendario, sì, sono dei mini webinar veloci che servono per chiarire alcune questioni tecniche soprattutto. Ne facciamo tre, uno venerdì mattina, uno sabato mattina e uno lunedì mattina. Ma allora, saranno anche registrati, saranno anche registrati, così non sono... Vi insegno un po' di effetti speciali. Cioè così la notte vi potete ripetere questi webinar. Insomma. Allora avrete capito che non siamo normali, penso, no? Sì? Cioè per cui cioè, i colpi di scena ci saranno sempre. Il manicomio di Licona ci aspetta. Ecco. Mamma mia, abbiamo paura già. No, è la sopra. Cioè questo che vi deve... Chissà cosa ci aspetta. Non c'è paura. È ultimo questo. Ho detto prima che siamo tutti pazzi, ma la follia, pure come diceva Steve Jobs, cioè per essere folli, no? Cioè per creare qualcosa di nuovo, vi deve accompagnare insieme. Noi speriamo di trasmettervi il virus della follia, della visione. Cioè voi dovrete essere dei docenti visionari, insomma, in una parola, da applicare non in modo pedissequo quello che, cioè, che state apprendendo alle vostre classi, con delle rimodulazioni adatte ovviamente ai bambini, ai destinatari. Cercate di essere insomma così e vedrete che funzionerà. Insomma. Dovete essere folli, folli per essere innovatori. Giusto Alberto? Sì. Per esempio, una delle cose che parla, cioè è detto così bene che una delle cose di cui parla il capitolo 5 è una follia. Cioè la follia è questa, è che quando voi pensate a una prova, una verifica, ai vostri studenti, ai vostri ragazzini, piccoli, sto parlando anche della scuola dell'infanzia, per esempio vedrete un esempio sull'osservazione dei colori, no? Immaginate questa verifica non come uno strumento per verificare qualcosa, ma come uno strumento per sostenere l'apprendimento e quindi, per esempio, la consegnate prima della data in cui la verifica deve essere fatta. La consegnate prima, date modo ai vostri ragazzini di lavorare su quella verifica e poi la fanno in classe, per dire. O in una situazione formale. Esattamente come le prove invalse, quindi precise. Sì, esatto. Perché? Ma perché noi, il nostro compito, ripeto, non è fare i carabinieri, ma il nostro compito è sostenere l'apprendimento. Ora, per valutare questo apprendimento, noi dobbiamo valutarlo, chiaramente, lo dice la parola, sennò come facciamo a valutare? Dobbiamo osservare il processo, ma poi dobbiamo anche cristallizzare il processo. Chiaramente, e quindi abbiamo bisogno di verificarlo. Ma queste verifiche però possono essere utilizzate proprio per sostenere l'apprendimento. Quindi voi le date prima e date la possibilità di... Vi dirò di più, se date queste verifiche, possono essere uno strumento di studio. Per esempio, voi date la verifica prima di studiare un argomento. E fate in modo che la verifica sia il mezzo attraverso il quale i ragazzini studiano quell'argomento. Gli lasciate 3 settimane di tempo. Quell'argomento non lo affrontate, ma gli darete una verifica. Gli date la possibilità di organizzarsi per gruppi, di discutere nei forum, di trovare le risposte e alla fine di voi che cosa farete? Voi correggerete, sosterrete, diciamo quello che loro hanno appreso, lo reinquadrerete, lo metterete a posto insieme a loro. Allora uno dice, vabbè, ma se io spreco la verifica così e poi non ho dei voti, delle valutazioni, devo arrivare alla fine dell'anno con delle... Certo, ma valuti tutto il processo e valuti anche la verifica che, quella stessa verifica che svolgerai in modo formale e per i quali i risultati saranno eccellenti, certamente, perché c'è stato un lavoro dietro. Ma tutto questo lavoro sarà valutato e avrai molte più occasioni di valutazione che non... Questo riguarda più insegnanti di altri ordini di scuola, perché alle elementari
nella scuola primaria c'è molta più capacità di valutare, con molte più informazioni anche per valutare. Per esempio, in una scuola secondaria, dove alcuni colleghi arrivano con 2-3 verifiche in un quadrimestre, se va bene, 2, no? Ma che cosa vuoi dare un voto tu se hai 2 verifiche? Ma che situazione assurda! Io arrivo, per esempio, con 15-20 voti valutazione a studente a trimestre, attraverso tutta una serie di sistemi che hanno ribaltato completamente il modo di... E allora, avendo una grande mole, io non solo sottomano tutto il processo, ma posso discutere con il mio studente e dire: vediamolo questo processo, qua, paf, lo proiettiamo, questo è il tuo meccanismo, cerchiamo di capire che cosa è successo. E non ha più le cosiddette medie, no? Ancora oggi, ieri sera, mi ha telefonato un genitore perché voleva sapere delle medie, come erano, eccetera, no? E io gli spiegavo, poi ha capito benissimo, una classe nuova, e quindi spiegavo che il nostro compito non è stabilire delle medie, cioè, ma che senso ha? Se noi dovessimo stabilire delle medie matematiche, ma non c'è bisogno degli insegnanti, non ci sarebbe bisogno, no? Fornisci dei quiz e poi elettronicamente uno risponde ai risultati, fine della questione. Il nostro lavoro consiste nel valutare una relazione che si crea, il modo con cui si apprende, i progressi che si fanno, tutta una serie di cose. Questo è il nostro lavoro. Per cui alla fine il voto non può dipendere da una media. E gli spiegavo che, appunto, la media in questo caso, che era più alta, non rifletteva la media effettiva del voto, che era più bassa. Perché? Ma perché c'è stato un processo di... E lui dice: ah, certo, me ne sono reso conto, infatti anch'io ho detto bravo. Bravo, lei ha detto bravo a suo figlio, se ne è accorto anche lei. Figuriamoci se non me ne sono accorto io, che ci ho avuto a che fare tutto il tempo. Quindi questo va premiato. Premiato, è un riconoscimento poi, no? Ma è vero anche il discorso opposto, ovviamente. Perché è un processo, ma solo se hai tante occasioni di valutazione tu puoi veramente poi arrivare a esprimere una valutazione corretta. E la valutazione corretta non è la singola valutazione, ma è l'insieme delle valutazioni. Perché la singola valutazione che poggia sulle famose griglie, no, che voi siete espertissimi nel crearle, la griglia non rende corretta una valutazione, perché stabilisce che quella valutazione lì è, tac, non un momento di un processo, ma è l'arrivo di qualche cosa. Ed è sbagliato, perché in realtà è un momento di un processo. Ma se è un momento di un processo, io non posso sclerotizzarla con delle griglie statiche. Devo attuare una dinamica molto più aperta, molto più libera. Questo è più complicato dal punto di vista dell'insegnante, certo che è più complicato ed è anche più faticoso, non è più semplice, no? Non vi sto semplificando il lavoro, lo stiamo complicando, perché è più semplice partire con una griglia di partenza, metti tutte le crocette, in un quarto d'ora hai la situazione sotto mano. È più complicato invece osservare un processo, ragionare, capire che cosa è cambiato in questo processo, dove dobbiamo ritornare indietro, dove possiamo andare avanti, cioè richiede un'attenzione continua, avere il tuo lavoro sotto mano, portartelo a casa, cioè è un altro lavoro, è un altro tipo di lavoro, ma è un lavoro creativo, interessantissimo. E infatti, Alberto, mi collego a quello che dici. Quando hai detto prima noi non siamo per giudicare, io mi presento sempre, io insomma praticamente mi rapporto con ragazzi delle superiori di secondo grado o con l'università, insomma, io mi presento così, io non sto qui a giudicare, io sono il vostro mister, parlando in termini calcistici, no? Cioè, per cui noi dobbiamo vincere una partita, cioè faccio capire al ragazzo che io lì non sono la visione che loro hanno,
no? Docente che deve penalizzare, cioè quello dice Alberto, insomma. Cioè noi dobbiamo allenare questi ragazzi per vincere una partita. Poi, come dice Alberto, le valutazioni, le learning offre molto. Nella DAD, se uno è impostato in un certo modo la DAD, io ho visto delle meraviglie nella DAD, a parte la disorganizzazione delle scuole ovviamente, dove i ragazzi andavano peggio in presenza, addirittura hanno raggiunto 8 con me. Cioè io ho visto il loro processo anche nell'errore, perché non è la perfezione, ad esempio lingue straniere, no? Cioè anche se non pronunci bene, ma io ho visto lo sforzo iniziale, cioè mi sto rapportando a quello che già ha detto Alberto, lo sforzo iniziale di una ragazzina, cioè nell'attività, nella rappresentazione visuale di quello che ha preso, al di là della traduzione, della pronuncia, ma tutto lo svolgimento del lavoro che ho assegnato, l'attività, io la chiamo attività, come dice Alberto, non compito, no, odio questa parola, compito. Per cui sono state premiate persone che non erano i cosiddetti secchioni bravi, che, cioè non è che mi sono scaricata contro quelli bravi, insomma, ovviamente, ho premiato chi si è impegnato, chi ha svolto un processo, come dice Alberto. Giusto, Alberto? Sì, 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 certo. Questo è il tema. Sentite, abbiamo tirato per le lunghe parecchio, eh? Io starei settimane a parlare qui di queste cose, eh? Non è che, però... Non so voi come siete messi, si vede che lì in Sardegna... No, ma sai cos'è? I sardi non hanno famiglia, questo ho capito io. Non hanno legami, no, non hanno famiglia, non hanno legami parentali, hanno niente. I sardi sono soli e hanno tutto il tempo che vogliono per fare quello che gli pare. Siamo mona di sparpagliate. Sì, cioè, secondo me sì, è così. Volevo dire qualcosa. Anch'io voglio essere sardo. Voleva intervenire. Sì, sì, chi vuole intervenire, assolutamente. Speranza, chi era Speranza? Sono io, sempre io. Io volevo solamente dire che è stato un bellissimo corso e lo è tuttora, però mi rammarico che sia iniziato così tardi. L'altro giorno stavo frugando su internet, su YouTube, ho trovato anche un altro corso di Alberto Pian. Me lo stavo leggendo con attenzione, infatti dicevo, ma dov'era prima? Solo adesso ne siamo venuti a conoscenza. Grazie comunque. Meglio tardi che mai. Qualcosa mi rimarrà in testa adesso. Sì, meglio sì, tardi sì, che mai. Certo. Va bene, ragazzuole. Io vi ringrazio e grazie. Okay. Alla prossima. Va bene. Ciao a tutti, grazie. Ciao, allora, ciao, ciao. Ciao. Allora, chi ciao, ci sarà, grazie. Chi ci sarà, ci vediamo venerdì mattina e poi se no lunedì, la data è importante lunedì ovviamente, il webinar è importante quello di lunedì. Gli altri sono corollari. Pomeriggio o lunedì? Sì, alle 5. Lunedì e pomeriggio. Lunedì pomeriggio alle 5, sì. Esatto. Anche alle 9. Comunque lo del mattino quanto durerà più o meno? Non più di 40 minuti, mezz'ora 40 minuti. Uh-huh. Vi faccio vedere proprio come si lavora, vi connetto al mio iPad, io uso un iPad, useremo applicazioni per iPad, ma non importa l'applicazione, è il modo, diciamo anche con cui, poi voi troverete applicazioni con i vostri dispositivi, ecco. Vi faccio vedere come si lavora in certi casi, come si fanno certe cose, eccetera. Alcune applicazioni poi ci saranno... Ci arriverà qualche link? Sì, 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 sì. Ci arriverà qualche... Sì, diciamo sì. Che è un di più questo che insomma, sì. stiamo pensando, perché di solito ci occupiamo appunto di didattica e pedagogia, un di più che viene dato a voi per spiegare alcune applicazioni, la parte tecnica. Sì. Però è importante perché per esempio quando ci cimentiamo anche per costruire l'ambiente di apprendimento e cercare di fare alcune cose, io l'ho trovato difficile. Certo. Cioè arrivo sino a un certo punto, ce l'ho tutto in testa, ma poi vado a usare magari anche Google Sites, no? Che ho provato, e però arrivo sino a un certo punto, poi alcuni collegamenti ho necessità veramente di capire come... È normale certo, questo. Sì. Però vi dovete confrontare nei gruppi che avete assegnato, cioè non avete timore di dire cavolà, potete scrivere anche ciao, stamattina mi sento uno schifo, qualcuno mi può aiutare? Non dovete scrivere cose intelligenti.
E un altro risponde: mi sento uno schifo pure io, che facciamo? Facciamo una griglia per vedere chi fa più schifo. Una griglia per vedere. Questa è geniale, chi l'ha detta? Graziella. Ciao a tutti, buona pena, dai. Ciao. Bene, ciao. Grazie, grazie. Buona serata, buon appetito. Buona serata. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Thank you.